ciao a tutti e bentornati sul canale youtube di noi che usiamo lightburn in questo video andrò a testare un nuovo uh, laser un laser della acmer che mi è arrivato qualche giorno fa è il fratello maggiore diciamo di quello che ho testato alcuni giorni fa che era il P, uh, acmer p1 s10 pro 6 watt questo è l'acmer p1 ma da 10 watt in comune i due laser hanno la caratteristica che possono montare moduli fino ad arrivare all'infrarosso eccetera eccetera senza cambiare le strutture quindi con questa struttura mantenendo i motori mantenendo schede mantenendo tutto possiamo andare a mettere un, un, un modulo molto più potente quindi se vogliamo incrementare la potenza del nostro laser possiamo farlo andando a prendere solamente il modulo della ACMER allora Cosa ha di caratteristica questo, uh, questo laser? Ve le dico subito. Allora, prima di andare a, ad entrarci nei dettagli, due cose le devo dire, e sono le due cose che mi hanno lasciato un po' perplesso. Uh, allora, il montaggio è stato molto molto semplice, non ve lo faccio vedere come vi faccio vedere l'unboxing, perché secondo me eh, queste, queste cose non sono molto interessanti. che interessa è la, come chiamo io, la ciccia. Cosa c'è che va bene e cosa c'è che non va bene. Cominciamo con quello che non va bene, a mio avviso. Allora, la prima cosa che ritengo mm, deve, essere, deve essere un po' rivista è il manuale di, uh, del laser. Perché? Perché è solamente scritto in cinese e in inglese. La seconda cosa di questo manuale che non mi è piaciuta molto e ve lo devo dire perché voglio essere sincero quando faccio una recensione, è il fatto che questo laser è impostato praticamente per lavorare con laser grbl ma per lavorare con uh, lightburn che è, diciamo che è la procedura secondo me migliore che esista per i laser specialmente quelli a diodo eh, bisogna fare una piccola configurazione piccola configurazione che ve la faccio vedere è messa anche in questa pagina del, del manuale ma non è molto chiara perché ha dei caratteri veramente piccoli veramente piccoli mi salva il fatto e ci salva il fatto che nel corredo di tutto quello che invia c'è anche una documentazione la documentazione che oltre ad avere una spiegazione come questa ma leggermente più grande c'è anche un file e ci è anche spiegato bene qui come si deve fare per andare a uh, fare, fare quei cambiamenti sul controller in modo che lavori subito bene con Lightburn per chi utilizza principalmente quella procedura, quel software. E c'è anche scritto chiaramente sotto che se uno vuole ritornarlo ad usare oppure vuole usare... Il, questo laser con laser GRBL deve andare a fare il re, uh, reset del codice GRBL, quindi basta scrivere nel, nel codice comando $RST uguale a, a asterisco, doppio asterisco, doppio asterisco, 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 quindi lasciando una stringa vuota. Ecco, questa è la prima cosa che ci tenevo a dirvi. La seconda cosa che mi ha un po' lasciato perplesso è il fatto che uh, il laser dopo lo, vede, lo vedremo anche: ha loaming, uh, diciamo che non è, come quasi la maggior parte dei laser, in basso a sinistra, ma è in alto a uh, sinistra. Quindi anche il frame me lo fa il contrario. Sono abituato. Io sono anni che lavoro con laser che hanno loaming in basso a sinistra e adesso devo un po' capovolgere il mio modo di ragionare rispetto al piano di lavoro. Ma ci si impiega, ve lo dico: primo progetto, secondo progetto e poi va a posto. Di questo laser, adesso vi faccio vedere alcune cose e ve le, ve le illustro con questo video. Ecco allora, eh, vedete che è abbastanza diverso dal, dal P1S6W eh, come struttura. Eh, qui abbiamo, come vedete, il modulo è in alto a sinistra perché vi dicevo che l'oming è in, in quel punto. Adesso sposterò leggermente il, eh, il laser e poi facendo l'oming vedre, vedremo che eh, si va a riposizionare lassù in alto. A sinistra ecco vedete si sta muovendo appunto lo sto muovendo io e sto facendo loaming e abbiamo fatto loaming un'altra cosa di eh, questo laser che è leggermente diversa ma adesso vedremo anche le altre cose è la parte frontale la parte retrostante che sono di metallo sono di metallo per cui eh, è abbastanza robusta come come struttura poi in questo video vi faccio vedere che ho già messo il tubicino della assist eh, collegato con il compressore che vediamo e poi ho già anche collegato il ehm, il relè per l'air automatico sono i primi due lavori che io solitamente faccio quando vado a uh, lavorare su una, un una, nuovo laser vado a vedere se riesco a mettercelo e come mi dicevo è di metallo la parte frontale infatti io vedete che ho anche il nido d'ape eh, di metallo e quindi tutti i magneti invece di mettere sul, sul nido d'ape d'ora in poi potrò metterli tranquillamente sul, mh, sulle parti metalliche di fronte del, e anche dietro del, del nostro di questo laser altra particolarità del, di questo laser è il fatto che ha ah, già eh, di serie, non sono montate ma ci vogliono, si mettono qualche vite e si montano le catene che sono quelle porta cavi in modo che abbiamo un'installazione bella pulita. E eh, tra le altre cose io sono riuscito a far passare a nella, diciamo, nella catena che contiene cavi dell'asse X anche il tubo del, delle rassist, quindi praticamente riesco a ottimizzare anche quello. Uh, si riesce a vedere bene il, il, la cosa in questo, questo pezzo di video. E, uh, poi abbiamo anche la stessa catena, un con un'altra catena, mi porta i cavi dell'asse del Y sulla sinistra. Ecco, si vede bene se io muovo, ecco vedete che c'è anche l'altra catena sul... Sull'asse delle, delle Y allora. Questo laser ha ah, sulla parte superiore del, diciamo della parte frontale abbiamo l'interruttore a chiave e il pulsante di emergenza di fianco c'è l'ingresso per la schedina SD perché possiamo fare anche questo, l'offline e anche il Wi-Fi. Quindi diciamo che eh, anche questo è molto semplice. L'asse ottico viene, arriva già montato e non c'è bisogno di montarlo come sull'S1 Pro e eh, diciamo che la struttura è abbastanza stabile. Un'altra caratteristica di, di questo laser è la messa a fuoco che adesso vediamo, che si fa con una levetta che è posta nella parte posteriore del modulo del laser, si tira giù e poi si regola finemente con quel pomellino rosso che eh, fa salire e scendere in maniera micrometrica il, uh, il laser e eh, diciamo che è abbastanza semplice, non abbiamo più bisogno del cilindretto, questo lo fa con, questa, eh, con questo sistema che è adottato anche da qualche altra casa di, eh, di laser. Per testare questo eh, laser farò due test, uno di taglio secco, proprio un pezzo di multistratto, in questo caso da 5 mm, per vedere con una passata se riesco a tagliarlo. Ma lo farò con due, eh, due tagli diversi e poi vi spiegherò mentre vediamo il video. Il secondo è un, un test di taglio di precisione perché andrò a tagliare materiale sottilissimo. Che sono quei piellacci che utilizzo spesso e che abbiamo visto anche nel video degli eh, orecchini con il mandala su due livelli. Qui farò un, sempre un orecchino, ma lo vediamo dopo. Allora andiamo a vedere il, il taglio, ho messo già a fuoco il, il laser e eh, una volta messo a fuoco il laser possiamo partire con l'incisione quindi eh, parte il frame e dopodiché vi cronometro quanto ci mette in questo primo taglio che è praticamente vedete fatto il frame è praticamente il taglio che ha eh, un passaggio 120 di velocità 100% di potenza un passaggio vediamo quanto ci mette è cronometrato in tempo reale questo è eh, quindi non è accelerato assolutamente accelererò quello dopo perché sennò altrimenti è troppo lungo ecco vedete sta completando il, il primo passaggio eh, taglio una, una fetta di un cerchio eh, e come vedete il progetto è sul piano di lavoro e eh, ci ha messo 31 quasi 32 secondi questo invece lo faccio con 400 di velocità 80 di potenza e tre passaggi questo anche questo qua ci impiegherà un pochettino di tempo penso che siano più o meno simili come, come tempi anzi lo so perché l'ho già fatto quindi eh, anzi addirittura il, quello con i tre passaggi ci impiega qualcosa di meno vediamo adesso e blocco il video un secondo e si vede subito che la parte tagliata con un passaggio e a 100 di potenza è molto più marcata ora vabbè, era un po sfalsato il, il pezzo per cui una, il secondo è venuto leggermente più piccolo però come vedete la marcatura del, eh, del taglio quello di sinistra è molto più eh, forte più visibile quello di destra è molto meno forte ma andiamo a vedere come l'ha la, come la, fatto come, la come, la, come, eh, come è venuto fuori il taglio quindi se si stacca e eh, tutto il resto quindi Adesso, vedete, il primo cade subito, il secondo praticamente cade praticamente subito, ma rimane leggermente attaccato, ma non attaccato, cioè era solamente lì perché è quasi incastrato, perché è talmente fine il, il taglio, e lo vediamo anche dalla, da questa inquadratura, vediamo che quello di sinistra è molto carbonizzato, e molto nero, quello di destra lo è molto meno, quindi anche qua abbiamo un risultato che a mio avviso è eh, significativo perché a questo punto vuol dire che con tre passaggi ci metto di meno eh, con 80% de della potenza quadruplo faccio il quadruplo del, della velocità rispetto all'altro quasi il quadruplo della velocità e riesco a fare le cose per bene qui vedete il ehm, l'elaborazione di quello che vi ho detto di taglio di precisione, ovvero sia sono degli orecchini mandala su tre livelli, cioè su sei livelli, perché sono praticamente uh, tre da una parte e tre dall'altra, questo è il secondo livello, quello di prima era il primo, quello che avete visto prima, l'ho accelerato questo abbastanza per non tediarvi troppo, e questo è l'ultimo livello che andrà ad essere... Utilizzato per questi orecchini. Ecco quello che vedete ora in fotografia è l'oggetto terminato, cioè gli orecchini mandala a sei livelli eh, completati, che sono questi che vi faccio vedere adesso qua. Vedete, questi sono eh, molto, molto fini, molto sottili, quindi non pesano molto sulle orecchie, sarà qualche decimo di grammo. E ehm, si vedono perfettamente i chiari scuri del, dei tre, mh, delle tre essenze che ho usato, una più chiara, una mediana e una più scura. Eh, questo è un progetto che forse è stato uno dei miei primi progetti, all'inizio avevo iniziato a fare orecchine, eccetera, eccetera. Questo è stato uno dei primi progetti che ho fatto, al quale sono abbastanza affezionato. Allora, cosa dire? Promosso? Sì, l'abbiamo promosso. Qualche 10, 9 per quelle due cosine che ho detto all'inizio come votazione. È un bel laser, e, eh, ha una bella scheda madre perché ho già provato anche alcune cose, c'è già il wifi come vi dicevo e così via, c'è la possibilità di lavorare offline. C'è la possibilità con la banalità veramente disarmante di collegare l'air assist automatico perché c'è già la predisposizione per il pin, basta tirare fuori i tre cavi, mettere le rallie e parte. Uh, con il taglio mi raccomando utilizzate sempre air assist perché effettivamente la qualità è migliore e il, diciamo, il risultato viene meglio. E fatelo con più passaggi non per forza non è che bisogna farlo con un passaggio il taglio non è obbligatorio anzi secondo me andiamo a sminuire la, la bontà del taglio stesso uh, un compressore come quello dell'Acmer va benissimo perché poi tra l'altro io lo uso anche un po per le incisioni siccome si può regolare la potenza e la velocità dell'aria dell in uscita eh, anche per le incisioni tenendolo veramente basso le incisioni andrei, tanti dicono non si deve usare le assist non è vero non esiste il non perentorio io per esempio lo uso veramente a un basso volume di aria mentre sul taglio gli do il massimo volume che ho quindi minimo per la eh, bassissimo minimo per l'incisione e molto grande per il per il taglio io con questo vi saluto e vi ringrazio. Se vi è piaciuto questo uh, video, vi mettete un link. Tra l'altro, questo laser non è ancora in offerta. Lo trovate, vi metto il link de in descrizione del diciamo del, di ACMER. E quindi tutti i riferimenti. Poi, al limite, mi sentite, vi, vi indico io come, dove, magari, dove riuscirlo a comprare. Magari con un piccolo sconto. Vi saluto di nuovo, like, iscriversi al canale, campanella, bla 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 e al prossimo video che sarà, non lo so ancora, devo ancora pensarci. Ciao a tutti!